Grande successo per la cerimonia Le Fonti Day and Night svoltasi lo scorso giovedì 21 giugno a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata ha previsto lo svolgersi di 3 tavole rotonde dove esperti del settore hanno parlato di novità legislative, scenari e possibili evoluzioni del mercato energy, green bond e opportunità offerte dall'Industry 4.0. La sera invece il focus si è spostato su eccellenze legali e del Made in Italy. Boutique di eccellenza dell'anno, contrattualistica pubblica. Vince lo studio legale di Pardo. Per il know-how dei suoi fondatori, gli avvocati Salvatore e Giuliano Di Pardo, che hanno indirizzato lo studio verso una consulenza multidisciplinare, tempestiva e modulare. Per la capacità di gestione di un ambito delicato come quello della contrattualistica pubblica e del diritto amministrativo in generale. Davvero complimenti allo studio legale di Pardo. Congratulazioni. Avvocato Giuliano Di Pardo, lo studio legale Di Pardo si è aggiudicato i Le Fonti Awards 2018 come boutique d'eccellenza nella contrattualistica pubblica. Come commenta questa vittoria? Siamo onorati di ricevere questo premio prestigioso in questa sede altrettanto prestigiosa. È un traguardo importante per noi e segna un nuovo inizio per altre sfide che ci attendono per il futuro. Quello della contrattualistica pubblica vi ha visto vincitori, ma in generale lo studio legale Di Pardo nel diritto amministrativo ha diversi impegni. Quali sono le tematiche principali in questo periodo? Le tematiche principali riguardano in realtà l'attuazione del codice degli appalti pubblici, che sta vivendo un periodo molto travagliato, con provvedimenti che si susseguono e si contraddicono quotidianamente. Quindi con anche le naturali difficoltà per le amministrazioni e soprattutto per le imprese di darvi pratica applicazione. E poi anche il diritto sanitario, la riforma sanitaria, che è un argomento importantissimo e di attualità su cui altre sfide ci attendono. Avvocato Salvatore Di Pardo, suo fratello ha citato le sfide nuove che vi possono accompagnare. Ecco, quali sono gli obiettivi che vi ponete? Ma lo studio è cresciuto tantissimo negli ultimi anni ed è cresciuto per effetto di un sistema, di un modello organizzativo che intendiamo portare avanti e riproporre sempre nei vari ambiti settoriali. È un modello fondato sulla estrema competenza, sulla divisione in squadre che seguono i singoli argomenti. È un modello che si interfaccia con le altre professionalità per fornire alle aziende e ai privati un servizio integrato, completo, di alta qualità. Questo servizio andrà sempre più a essere orientato nei settori che sono fondamentali per il nostro studio, che sono quelli del diritto amministrativo, diritto degli appalti, urbanistica e sanità.